posto che io amo particolarmente, cioè questo albero con queste radici in parte affondate nel terreno e in parte alla ricerca, diciamo, di nuovi terreni, nuove opportunità, nuove occasioni. È un po' come la vita dell'uomo, che in parte secondo me deve essere radicata, però deve avere sempre qualche, diciamo, radice aerea, come se fosse un ficus macrofilla, per poter spostarsi, trovare posti, zone, luoghi migliori. È il 16 di gennaio del 2019, sono le 14:14 del pomeriggio, il cielo si era annuvolato dopo giorni e giorni di sereno. Questo da un lato crea una luce estremamente morbida e quindi priva di contrasto sui soggetti, dall'altro però ha il grandissimo vantaggio che, non essendoci i forti contrasti dati da una giornata di pieno sole, le zone in ombra non saranno completamente bucate come se ci fosse il sole. Quindi, per come concepisco io questo tipo di fotografia, questa è la luce, diciamo, soft ideale. Quindi, per prima cosa metto la macchina sul treppiedi. Il treppiedi è un Bfree di Manfrotto, un treppiedi molto leggero, estremamente compatto, più che sufficiente per reggere il peso di un Hasselblad. Mettiamo la macchina in posizione, la blocchiamo, vediamo intanto di bloccarla. Ok, perfetto, bloccata. Allora, l'altezza non mi piace, quindi cominciamo a ridurre le sezioni delle gambe per scendere di qualche decina di centimetri. Io quasi quasi scendo ancora, quindi tolgo un'altra sezione delle gambe, due tre piedi. Anche da questa parte, prima si fanno ritrarre le sezioni più corte e poi le sezioni più lunghe e viceversa. Ecco, adesso l'altezza mi sembra decisamente migliore. Cominciamo a mettere la macchina in bolla, controllando con, ve l'ho fatta vedere prima, la bolla che ho inserito nel corpo macchina. Questa purtroppo non è una testa a tre movimenti, è una testa a sfera, quindi facciamo centrare la bolla al centro perfettamente. Perfetto, leviamo il tappo, apriamo il pozzetto, apriamo la lente e cominciamo a vedere l'inquadratura, la focheggiatura. Allora, mi sento ancora abbastanza lontano, quindi preferisco allontanarmi un pochino, se no prendo soltanto un dettaglio. Quindi mi sposto, allungo di nuovo una sezione per mettere il treppiedi in bolla, perché bisogna prima mettere in bolla la crociera del treppiedi e poi successivamente mettere in bolla la fotocamera. Ecco, adesso sicuramente l'inquadratura è migliorata. Perfetto. Tengo la macchina perfettamente in bolla, rifaccio il fuoco sulla radice più vicina, blocco tutti gli elementi in questo modo. Perfetto. Adesso prendo l'esposimetro, ho con me un Sekonic Flashmate L308X, esposimetro compatto, tascabile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo che la sensibilità sia impostata sulla sensibilità della pellicola, che, come abbiamo visto prima, è una Superfan 200, e mi dirigo per fare la corretta esposizione luce incidente. Quindi procediamo con la misurazione luce incidente della luce che va a colpire la radice. Quindi ci mettiamo esattamente paralleli al piano pellicola.
e ottengo un trentesimo di secondo F56. Vediamo in luce riflessa che dato mi dà. Mi dà sempre un trentesimo di secondo F56, quindi io ritengo che l'esposizione sia perfetta. Però 5.6 è un diaframma, a mio parere, un po' troppo aperto, perché io voglio avere maggiore profondità di campo in modo che siano a fuoco, che siano a fuoco, oltre alle radici qua in primo piano, anche la parte più profonda, diciamo, dell'albero e magari anche l'erba che c'è sullo sfondo. Ricontrollo la mia inquadratura, che va bene, ricontrollo la messa a fuoco, quindi abbiamo detto 5.6 un trentesimo di secondo, però abbiamo detto anche che io voglio usare un diaframma più chiuso. Io direi di fare un F11, quindi da un trentesimo di secondo devo aprire di due stop, quindi un quindicesimo, un ottavo di secondo. Ho già posizionato il mio scatto a filo, quindi per prima cosa schiaccio questo pulsante in modo da sollevare lo specchio, aprire la tendina posteriore, fare in modo che l'obiettivo sia già posizionato sul diaframma di lavoro, in modo che quando poi scatterò con lo scatto a filo si aprirà soltanto l'otturatore, eviterò qualsiasi micromosso. Levo chiaramente la volée, che non serve più, anche perché con la volée innestata la fotocamera non è in grado di scattare, e procedo col primo scatto, quindi F11 un ottavo di secondo. Perfetto, riarmo. Fotogramma 2, abbiamo le due finestrelle bianca e bianca, quindi vuol dire che è tutto perfetto. Decido che faccio un bracketing, quindi lascio sempre F11 come diaframma, però faccio un altro scatto a un quarto di secondo, quindi una sovraesposizione intenzionale di uno stop. E faccio un terzo scatto a un quindicesimo di secondo, quindi con una sottoesposizione intenzionale di uno stop. Quindi specchio sollevato, tendina aperta, diaframma in posizione di lavoro e scatto. Ok, armo ancora e siamo arrivati al quarto fotogramma. Andiamo avanti con lo shooting. Prima di passare a un altro soggetto, decido di cambiare inquadratura, quindi il soggetto rimangono sempre a queste radici, ma voglio provare a vedere che com'è l'inquadratura spostandomi in un'altra posizione, magari allontanandomi anche leggermente per prendere più radici. Mi metto in questa posizione. Allora, abbiamo cambiato posizione, controlliamo innanzitutto l'inquadratura. E non è male neanche questa l'inquadratura. Quindi faccio un secondo shooting cambiando inquadratura, lasciando lo stesso soggetto. Controllo che la macchina sia perfettamente in bolla. La macchina è in bolla. Faccio il fuoco sulla radice più prossimale alla fotocamera. Ecco, questa volta però, anziché un bracketing di esposizione, voglio fare un bracketing di diaframma, cioè di profondità di campo, ovvero farò una prima foto a tutta apertura, quindi selezionando un punto preciso del il più vicino possibile del soggetto e facendo in modo che tutto il resto venga sfocato. Riprendo ovviamente l'esposizione, anche perché mi sono spostato, quindi adesso la luce qui cade in un modo diverso, probabilmente, anche se la giornata è molto neutra come luce. Vediamo che esposizione mi dà. Qui sì, siamo rimasti uguali. Sempre abbiamo perso due decimi di stop, è sempre un trentesimo 5.6. Quindi voglio fare la prima foto, anziché un trentesimo 5.6, voglio farla a F4, quindi per eliminare completamente tutto quello che è lo sfondo e renderlo sfocato. Quindi un trentesimo 5.6, per passare da un trentesimo 5.6 a F4, devo fare F4 e chiaramente aumentare, dimezzare di uno stop il tempo di posa. Quindi anziché F4 un trentesimo, F4 è un sessantesimo di secondo, perché ho aperto il diaframma. Quindi mettiamo il diaframma a F4, mettiamo il sessantesimo di secondo, ricontrolliamo la messa a fuoco. Perfetta,
controlliamo che la macchina sia in bolla. Alzo intenzionale dello specchio, come sempre. Qua F4 un sessantesimo ci siamo, alzo intenzionale dello specchio. E a questo punto, quando scattiamo, si muoverà soltanto l'otturatore centrale e non avremo alcun problema di micromosso. E scattiamo. Fatta. Fermiamo e siamo arrivati al quinto fotogramma. Molto bello quest'albero spaccato durante sicuramente una tempesta, portando magari l'altezza della prospettiva esattamente all'altezza dell'albero, potrebbe venire una foto interessante. Quindi comincio a richiudere completamente le sezioni delle gambe del Manfrotto Be Free e direi che qua siamo già in una giusta posizione. Volendo potremmo anche avvicinarci al ground zero, quindi allarghiamo leggermente la sezione delle gambe in questo modo, così, alziamo leggermente la colonna. Ok, così siamo ancora più bassi. Innestiamo la fotocamera sull'attacco rapido, blocchiamo l'attacco rapido, blocchiamo la testa, leviamo il tappo, apriamo il pozzetto, cominciamo a dare un occhio all'inquadratura, estremamente interessante come inquadratura. Guardiamo con la lente. Ecco, questa è l'immagine del tronco inquadrata attraverso il vetro smerigliato, lo schermo di ingressofuoco del pozzetto di questa Hasselblad. Sì, decisamente splendida. Qui chiaramente io giocherei sul fatto di avere un ottimo fuoco sulla parte principale, quella distrutta del tronco, e man mano il tronco si deve perdere nel nulla. Quindi lavorerei anche qua con un diaframma relativamente leggermente aperto, in modo da evitare che la profondità di campo mi focheggi anche lo sfondo. Controlliamo che la macchina sia in bolla, la macchina è perfettamente in bolla. Quasi quasi mi avvicino ancora un po'. Non ho lenti addizionali, ma abbiamo una minima messa a fuoco di 90 cm. Eccola, siamo esattamente alla minima distanza di fuoco del planar 80 di quest'Hasselblad. Così, perfetto, benissimo. Allora prendiamo l'esposizione. Sempre in luce incidente. Qui abbiamo un trentesimo F4, quindi abbiamo uno stop in meno. Io comunque ne farei una 2.8, proprio no, ne farei una F4. 2.8 è troppo aperto, poi rischiamo a queste brevissime distanze di avere a fuoco soltanto proprio una porzione troppo piccola dell'albero. Ecco, così va bene. Quindi, diaframma F4, abbiamo detto un trentesimo F4. Prendiamo lo scatto a filo. Lo scatto a filo. Eccolo qua. Innestiamo lo scatto a filo. Scatto a distanza, facciamo gli ultimi controlli, quindi F4 un trentesimo, la macchina perfettamente in bolla, ricontrolliamo il fuoco che è determinante, poi alzo intenzionale dello specchio e scattiamo F4 un trentesimo. Ok, io direi di fare una seconda foto invece privilegiando la profondità di campo, quindi da F4 passo a 5, 6, 8, 11, quindi 3 stop, quindi devo aprire di conserva l'otturatore di 3 stop, da un trentesimo, un quindicesimo, un ottavo, un quarto di secondo. Lasciamo sempre il fuoco sulla parte principale, alzo intenzionale dello specchio e siamo arrivati adesso a scattare F11, un quarto di secondo. Armiamo. E siamo arrivati al nono fotogramma, pronti per un altro soggetto. Come avete notato, quando trovo un soggetto, io oltre a farmi
fare più scatti, magari un bracketing di esposizione o un bracketing di profondità di campo, cerco anche di fare magari più di una foto dello stesso soggetto, perché non è detto che la prima inquadratura sia la migliore. Quindi prima di lasciare questo soggetto provo a vedere se dalla parte opposta, quindi per esempio se da qui potrebbe o meno venire una foto altrettanto interessante. Potrebbe essere interessante da questa posizione qua. Ok, facciamo alcuni controlli. Cominciamo a fare un'inquadratura sommaria. Andiamo a prendere la seconda sezione del cannicciato e metà della prima sezione. Però vedete che ho appruato la macchina, quasi quasi abbasso un po' il treppiedi. Quindi eliminiamo una sezione del treppiedi. Facciamo in modo che i treppiedi oltrepassi lo strato di foglie e che tocchi il terreno. Rifacciamo l'inquadratura, sì, decisamente molto meglio. C'è anche quel tronco in primo piano che è abbastanza interessante. Controlliamo con la livella bolla che la macchina sia perfettamente in bolla. Blocchiamo i movimenti della macchina, facciamo il fuoco di fino nel punto chiaramente più vicino. Il punto più vicino è questo rispetto alla macchina, che è l'intersezione tra i due cannicciati. Quindi faccio il fuoco in quella posizione, il fuoco è perfetto, e anche qua direi due scatti. Siamo arrivati a 11, e due anche perché a 12 abbiamo finito. Farei uno scatto, diciamo, relativamente aperto e uno scatto relativamente chiuso. Quindi qui abbiamo un quindicesimo F11, lo teniamo buono così come prima, quindi lavoriamo di profondità di campo, un quindicesimo F11, ricontrolliamo il fuoco è perfetto, alce intenzionale dello specchio, e abbiamo scattato, e poi ne facciamo un'altra invece, non proprio F28, ma facciamo la F4, quindi ho 11, 8, 5, 6, 4, quindi a un quindicesimo dobbiamo chiudere di 3 stop l'otturatore, un trentesimo, un sessantesimo, un 125esimo, perché man mano che si apre il diaframma bisogna chiaramente usare tempi di scatto sempre più veloci. Ricontrolliamo il fuoco, alzo intenzionale dello specchio e scatto. Ok, il rullo da 12 pose è finito, adesso non ci resta che scaricare il magazzino.